Alfonso Longo, che è il genero della signora Romilda Plastino, giusto? Sì. A quanto ho capito la signora aveva un bar, quindi c'è una storia, cioè questo bar, volete raccontarci qualche notizia in più su di lei? Sì, aveva questo bar proprio, questo locale, lei, è rimasto in eredità dal marito, perché già vedova, e quindi lei con i figli, alcuni ancora i minorenni, ha cercato di portarlo avanti. E lo ha tenuto per diversi anni, lo ha gestito per diversi anni. Poi dopo l'ho affittato, il locale è stato affittato. E così è andato avanti. Vi posso fare una domanda? Una volta erano tempi molto più duri, diciamo che una famiglia di 8 figli, perché la signora mi ha detto che aveva 8 figli, era duro, diciamo, portare avanti, vestirli, farli mangiare, educarli. Voi ci potete dare un ricordo di quei tempi, come erano, e soprattutto quanta differenza c'è tra ieri e oggi? No, e per loro non c'è stata differenza, perché loro, oltre ad avere questo bar, avevano anche attivo questo locale, un locale di genere alimentare. Per lo più facevano anche il pane, perché all'epoca facevano il pane per ogni paese, e quindi come alimentazione non gli è mai mancata a loro, però con dei sacrifici li ha portati avanti. Quindi possiamo dire che comunque la signora, pur da sola, dopo che, diciamo, è venuta a mancare il marito, si è adoperata per fare il massimo per portare... Per la famiglia, certo. Ha cercato di portare avanti la famiglia, sì. Quindi una donna d'altri tempi che bisognerebbe prendere come esempio, come modello. Sì, come esempio per la stessa famiglia, certo. Ha tenuto tanto per la famiglia. Se le dico un particolare, quando è morto il mio suocero, l'ultima figlia aveva 1 anno e mezzo. Adesso pensate con quali sacrifici mia suocera ha portato avanti quella famiglia, con tutti i figli.